Alessandro Di Marco dal Pala Indesit di Fabriano per questa decima di campionato di Serie A2. Si affrontano il Leverez Fabriano e la Snyder Udine. Tutto pronto per la prima palla contesa, sarà alzata da Reatto di Feltri che dirige assieme a Sabetta di Termoli. Tocca la palla Brown, ma il recupero è per Udine che gioca il primo pallone con Smalley che va a servire in modo avventato e avventuroso stavolta a Sartori e quindi palla per Fabriano. Subito uno sguardo ai quintetti, Fabriano gioca con Londero da play, Londero che poi sarà chiamato a operarsi al ginocchio, da 2 Monro, da 3 Mannion, Benini in quintetto a sorpresa da numero 4 e Brown a giocare da pivot, dall'altra parte Smalley e Pieri come piccoli, poi Sartori da ala, sotto giocano Alibegovic e Niang. Il primo possesso fabrianese passa per le mani di Rodri Monro che va al jump, è sbagliato, rimbalzo di Lou Smalley. E palla che torna nelle mani dei friulani che attaccano con Pieri per Sartori, esce fuori Niang, poi la palla è per Smalley, prova a giocare un po' da play Smalley, alzarsi dai 6 metri, l'errore, il rimbalzo toccato e conquistato da Benini. Ancora 0 il punteggio per le due formazioni dopo 45 secondi di gara, con Fabriano che attacca con Mannion, si avvicina, va alla conclusione, cortissima palla per Fabriano, dice Reatto. Trascorsi 53 secondi, attacchi decisamente poco prolifici in questo primissimo scorcio di partita. Benini dall'angolo, non va neanche per lui, rimbalzo di Smalley. Lo Smalley prova a spingere la transizione con un palleggio che denota decisamente un notevole talento. Eccolo ricevere dalle mani di Pieri. E in angolo chiama e ottiene il blocco di Alibegovic, prova la percussione, lo Smalley e canestro con la palla che si arrampica un po'. Primi 2 punti della partita a firma del talentuoso colored di Matteo Boniciolli. Giocati 80 secondi a Pala Indesit, Fabriano cerca di schiodare lo 0 nel punteggio con l'attacco che va sulle mani di Benini. Il palleggio, la palla è fuori per Mannion, esce dal blocco Monro, non può tirare, deve aprire sotto su Brown. Palla a canestro, Ray Brown contro Niang, il fallo della difesa. Prima penalità per il nigeriano di passaporto comunque comunitario, Bassirou Niang alla pivot, classe 71. Una piacevole scoperta per Udine che lo ha pescato praticamente dal nulla e ora è parte anche in quintetto. Da sotto Monro, 2 pari. Primi 2 punti segnati da una parte da Smalley e dall'altra da Monro, ovvero i giocatori più attesi della partita, sicuramente quelli dotati di più tecnica pura in campo. Il palleggio è di Pieri per Smalley, sotto Alibegovic contro Benini, difficile contenerlo per Benini che va a commettere il fallo con il cosiddetto hand checking, si era appoggiato con il gomito il giovane fabrianese. Prima penalità per un Emiliano Benini che comunque quest'anno è stato molto responsabilizzato da coach Bucci, ha dato ottime risposte Benini, oggi per la prima volta in campionato parte nello starting five giocando da secondo lungo e con un compito tutt'altro che agevole di chiudere su Alibegovic. Proprio Alibegovic va a sbagliare, rimbalzo per Fabriano perché lo slavo va a pestare con il piede sinistro la linea di fondo che delimita il rettangolo di gioco e dunque l'Everest che possono attaccare per il primo vantaggio della loro partita dopo 2-10. Difesa a uomo con Pieri su Londero, poi Sartori su Mannion, Alibegovic su Benini, Smalley su Monro. Ancora il fallo dei difensori, in particolare Mauro Sartori, si macchia della prima penalità sul buon primo passo abbozzato da Pace Mannion. La rimessa è dunque per i padroni di casa in completa casacca azzurra stasera, mentre la Snyder è in maglia arancione, la cosiddetta maglia da trasferta. Palla sotto per Londra, buona l'assistenza per Monro che però ha una ricezione un po' approssimativa, bisogna ricominciare ancora per l'azione del play. Si butta dentro Londero, 2 liberi, non va il suo tentativo, comunque il fallo viene attribuito a Lou Smalley. Prima penalità per Smalley e 2 liberi per David Londero che ha dato dimostrazione dei suoi tradizionali guizzi in percussione. Peccato però per Fabriano che sia un Londero a mezzo servizio e anche meno, visto che dopo questa partita sarà operato il ginocchio a Perugia per rimuovere la tendinite rotulea che lo affligge ormai da qualche tempo.
Buono il primo, secondo personale ora per l'ex veronese che sigla il 4-2 con i primi due punti della sua gara. Dopo 2:41 di gioco è Federico Pieri ad agire da play. Udine che ha qualche problemino notoriamente in cabina di regia, né Pieri né Smalley sono registi puri, entrambi devono adeguarsi per far giocare al meglio la squadra sul fronte offensivo, soprattutto contro le difese schierate. Smalley corta, rimbalzo comodo per Ray Brown, prova a schizzar via Londero, ma è già schierata la difesa. Allora David prova il piazzato che è corto, rimbalzo di Ali Begovic, percentuali davvero scadenti in questo primo scorcio di partita, con Smalley che va a sfondare. Ancora un fallo attribuito a Udine, è il secondo per Smalley, già abbastanza preoccupante in prospettiva la situazione falli per il play, che difatti viene richiamato subito in panca. Al suo posto Alexander Meimaridis, meglio conosciuto come Lasic, anche lui altro comunitario in forza alla formazione di Boniciolli, che ora sta redarguendo Smalley per la percussione precedente conclusasi con il secondo fallo del Colored. Gran palla di Brown per Monroe, lei ha rovesciato e Londero va a caricare Ray Brown, un Ray Brown che è in odore di taglio e che stasera gioca praticamente davvero e proprio separato in casa. Da sotto va a sbagliare Pieri, altro rimbalzo per Fabriano, altra possibilità di correre a campo aperto, fallo tattico da parte del neo entrato Lasic, per lui è la prima penalità, per Udine sono 5 falli contro uno soltanto di Fabriano. Arriva il logico time out di Boniciolli, 6-2 per Fabriano, mentre il coach ospite non mancherà certo di puntualizzare qualche meccanismo ai suoi che in attacco stanno giocando veramente male, secondo le statistiche di Angelo Campioni 1 su 6 da 2, mentre Fabriano ha un 2 su 5 da 2, un 0 su 2 da 3, 2 su 2 liberi, insomma da ambo le parti si tira maluccio in questo abbrivio di partita. Comunque Fabriano sembra per il momento più solida a rimbalzo, 4 catture contro le 3 avversarie, e soprattutto riesce anche a distendersi in contropiede come ha fatto in un paio di circostanze. 6-2 il punteggio, si torna in campo con quintetti inalterati. Fabriano attacca con Londero, Monroe, Benini, Mannion e Brown, risponde alla difesa ospite con Lasic, Pieri, Alibegovic, Sartori e Niang. La rimessa in gioco compete quindi alla formazione di casa, che è in vantaggio 6-2, ha un solo fallo commesso contro i 5 della Snyder Udine, forse penalizzata anche da un arbitraggio finora un pochino fiscale nei suoi confronti. Oltre l'arco c'è Moro dai 7 metri, sì, spara il siluro Rodney Morro, settimo punto del cecchino di Alberto Bucci, e dopo 4 minuti di gara siamo 9-2. Primo strappo firmato da Rodney Monroe, più 7 Fabriano che lotta bene in difesa con Lasic che va a scaricare fuori per Pieri. C'è Monroe davanti, allora si ricomincia di nuovo da Lasic, le finte, prova la percussione, il passaggio sotto per Niang che realizza un buon sottomano rovesciato, primi 2 per il nigeriano di Udine, 9-4, va dentro Mannion a segno. Ottima giocata del capitano di Fabriano che entra a referto, mentre velocissimo Lasic va a sbagliare, rimbalzo tirato giù da un attento Brown per Monroe. Lasic ha aumentato di molto le cadenze nel gioco offensivo ospite, ma è Monroe, ancora Monroe, 9 per un Monroe che sembra tornato ai livelli scoppiettanti dello scorso anno a Forlì. Prova a correre ai ripari Boniciolli facendo il preparare di Davide Zambon, forse al posto di Sartori, proprio Sartori in angolo per Alibegovic, sotto di 9 Udine, realizza però Alibegovic, piazzato morbidissimo per il primo canestro dello slavo. Benini, slalom, va da sotto Benini, improvvisamente ci si è messi a giocare una palla canestro a gran velocità dopo un avvio stentato su entrambi i fronti. Prova la penetrazione Pieri, poi Lasic dice di calmarsi un po', anche perché Udine non sembra aver molto da guadagnare giocando di corsa, visto che Fabriano in contropiede con Monroe
Londoro e Benini riesce a scattare assai bene. La palla è sotto per Alibegovic, scatta il raddoppio, allora si apre fuori per Federico Pieri, 2 secondi, va da 3, corta, rimbalza ancora di Fabriano che là sotto vigila stasera con grande presenza. Più 9 e possesso per i biancazzurri che rallentano le cadenze, ricevono il meritato applauso. 15-9, 15-6 il punteggio con Udine che ha tirato davvero male. 3 su 9, prova Benini dai 6 metri, sfortunato. E Niang tira giù il rimbalzo che permette all'Asic di andare in transizione. Alibegovic contro Benini, altro raddoppio, poi la palla circola bene per il 3 punti che ha realizzato da Pieri. Ottima giocata di squadra sull'aiuto portato da Brown a Benini contro Alibegovic. Pieri ha punito, primi 3 per Federico, mentre esce come preannunciato Mauro Sartori. Dentro per gli ospiti il giovanissimo Davide Zambon, classe 78. 15-9 dopo 6 minuti e 33 secondi con Fabriano che era arrivata anche più 9, mentre Londero scivola e perde il possesso, consentendo a Udine di andare in posizione offensiva per ridurre il divario. La palla è proprio per Davide Zambon, poi Pieri, adesso Pieri è spostato da 2 con Lazic che gioca da play, palla per Zambon ancora, si alza di 3 metri nel cuore dell'area, piuttosto semplice questo canestro che è stato concesso a Davide Zambon per lui. Nei primi 2 punti, mentre Morro trova la bomba, 12 realizzati da Morro fin qui, mentre Pieri va a tirare e sbagliare, rimbalzo di Ray Brown, più 7, Fabriano con un Morro davvero su di giri, ancora lui, le finte, la palla per Mannion da 3, corta, rimbalzone di Brown però, ottimo, Ray Brown, che probabilmente ha qualche motivazione particolare perché stando ai si dice Udine sarebbe interessata a un 4 straniero, magari sacrificando niente meno che Smalley, quindi Brown ha qualche buon motivo per mettersi in evidenza. Ancora Morro, le finte contro Pieri, prova a tirare da 3, stavolta è lunga, però il rimbalzo ancora di Fabriano, sotto le tabelle c'è solo una squadra, Fabriano che ora va a tirare con Benini, altri 2 liberi ci saranno per il fallo di Niang. Scroscianti davvero gli applausi per la formazione di casa che esce lo stesso Cantarello, dentro Niang. Abbiamo perso il conto, ma Bonicioli ha ruotato tutti, probabilmente anche il massaggiatore metterà in campo fra un po'. 31-24, 5-30 da giocare. Londro per Shi, qualche problemino di equilibrio per Tom Shi, che poi serve Pace Mannion, la palla sotto per Londro, deve uscire dall'area e poi è Gattoni che non riesce a ricevere. E quindi ne beneficia Udine che sotto di 7 va alla rimessa in gioco. Udine è stata anche sul meno 10, 21-11 all'ottavo, 25-15 poco dopo. Ora può ridurre il disavanzo. 5-0-9 da giocare con la palla per Alibegovic contro Brown. Prova la difesa dura. Brown ha chiuso bene Alibegovic. Lo scarico fuori per Lazic. Il fallo è di Gattoni, no, c'è passi. Passi per Alexander Meimaridis per tutti Lazic. Pronto l'ennesimo cambio, stavolta è Fabio Cossa che si accinge a giocare probabilmente, visto che va sulla sedia del cambio. Sono 9 così gli uomini che Bonicioli farà giocare dopo l'ingresso probabilissimo di Cossa, mentre c'è fallo di Shi, ancora Shi a commettere il suo secondo fallo, stavolta lo spende in attacco ai danni di Alibegovic. Arriva il cambio annunciato, dentro dunque Cossa, esce Lazic. Dunque prima apparizione in campo per Fabio Cossa, con Udine che può ancora tornare abbastanza vicina nel punteggio. 31 per chi difende, 24 per chi attacca, 4-33 alla conclusione del primo tempo con Alibegovic che va a servire fuori proprio per Fabio Cossa.
Poi Pieri da questi, ancora Alibegovic contro Brown. Le finte di Alibegovic, lo scarico fuori per Cossa. Sono 8 i secondi che restano da spendere per l'attacco gestito dal neo entrato. Le finte di Cossa che va a servire un compagno che non c'è. E Monroe molto attento, appena rientrato in campo, va ad aprire fuori per Mannion. Uno lato lo schema che Monroe chiama prima di consegnare il pallone a Massimo Gattoni. 4 minuti dalla conclusione, Fabriano deve tornare a segnare dopo un paio di azioni di astinenza. Ci prova con il palleggio di Mannion, 8 secondi per tirare. Si gioca ancora al limite di 30, Monroe deve prendersi lui la responsabilità, sbaglia stavolta, rimbalzo strappato da Federico Pieri. Proprio Pieri che si proietta subito in attacco a servire Niang. Da questo in angolo per il palleggio di Zambon, va al jump, Zambon lo sbaglia completamente, però la palla arriva nelle mani di Costa, sbaglia anche lui, alla fine Gattoni, c'è Mannion liberissimo, Gattoni subisce il fallo giustamente antisportivo perché è stato preso per il collo da Federico Pieri proprio mentre stava provando a lanciare per la seconda volta il capitano. Dunque due liberi per Fabriano con Gattoni e poi anche rimessa a lato. L'ennesimo cambio di Bonicioli porta in campo Smalley e in panchina Zambon. Due liberi per Massimo Gattoni e poi palla per Fabriano, mentre Bonicioli ha un pochino da lamentarsi nei confronti dei giudici di sedia. Il primo è buono per l'ex pesarese, più 8 Fabriano. Ancora un personale per Gattoni che va a bersaglio. 2 punti dunque Gattoni, 3-21 dalla conclusione, Fabriano ne ha 9 di attivo e può usufruire anche di questa azione con la rimessa per Pace Mannion su Gattoni. A uomo ancora le marcature, Udine ha giocato una sola azione a zona, Fabriano ha giocato sempre a uomo invece. Arriva il raddoppio di un pressante Alibegovic su Gattoni che si libera del pallone per Monroe. Fuori per Sci, prova da tre, Tom, corta stavolta, rimbalzo di Smalley, era un buon tiro quello preso da Sci, solo che il ferro gli ha detto di no e quindi è Udine ad attaccare con il palleggio aperto di Pieri per Smalley. Poi Alibegovic prova a tirare, stavolta è corta, rimbalzo di Tomsci per Gattoni, sempre attenta a rimbalzo Fabriano, senza dubbio, migliore rispetto a Udine. Poi Gattoni fino in fondo per Sci che va a tirare da sotto, grande azione, quarto punto di Tomsci che anche stasera si sta rivelando piuttosto utile malgrado un paio di sbavature. E Fabriano tocca il suo massimo, 35-24, più 11 a 2 e 23 dal termine, mentre Smalley va a bersaglio da 3. Ottavo per lui Smalley. Deve darsi da fare Smalley perché insomma sul suo conto circolano voci non troppo simpatiche, visto che Udine vorrebbe rinforzarsi sotto canestro, potrebbe essere sacrificato lo stesso Smalley, ma domenica scorsa ha giocato bene, stasera abbastanza. Intanto è Brown che va da sotto a sbagliare, c'era un fallo piuttosto netto per la verità da Tergo da parte di Niang, allarga le braccia Alberto Bucci come a dire se non è fallo questo, sbaglia poi da tre Alibegovic, ancora Brown, 5 rimbalzi per un ottimo Brown, va Monroe a servire Mannion, poi Brown libero dai 5 metri, corta ma Monroe a rimbalzo e ancora un fallo su di lui, forse di Smalley, vediamo un po'. Sarebbe il terzo se così fosse per Smalley, eh sì, sì sì, è il terzo per Smalley. Time out Udine, 35-27 dopo il terzo fallo del Colored friulano, ultimi 96 secondi di questo primo tempo in cui Fabriano ha tenuto quasi sempre in mano il pallino delle operazioni, è arrivata anche a 11 lunghezze di margine, ora ne ha 8 ma fruirà di 2 tiri liberi, mentre secondo le statistiche di Angelo Campioni, che ha qualche problemino con gli aeroplanini lanciati dal pubblico, Fabriano ha tirato bene, 12 su 20 da 2, un po' meno, 2 su, da 3, 2 su 9, 5 su 6 ai liberi,
Udine invece ha difficoltà dal campo, 8 su 22, 2 su 6 da 3 invece, e 3 su 4 ai liberi, 1 e 36 da giocare, con un Fabriano che stasera sta confermando i progressi ostentati già nella partita con Livorno. Si torna in campo per Udine, il quintetto è composto da Smalley, Pieri, poi assieme a loro Cossa sul perimetro, mentre Alibegovic e Niang giocano sotto. Risponde Fabriano con il trio di esterni composto da Gattoni, Morrò e Menion. Vicino al vetro giocano Scie e Brown. Due personali per Rodney Morri, 14 punti per lui, anche se ultimamente si è un po' placcato. Ora torna a bersaglio con questo libero. 4 su 7 da 2, 2 su 3 da 3 per un Rodney Morro davvero in ottima serata. Continuano gli aeroplanini dei bizzosi tifosi di casa, mentre c'è il 2 su 2 di Morro dalla linea, 16 per lui, 10 di vantaggio per Fabriano, ultimi 90 secondi di questo primo tempo dalla voce di Alessandro Di Marco. Arriva il blocco di Niang per Smolle, che però non può tirare, deve ricominciare da Pieri per gli ultimi 13 secondi dell'attacco friulano. Cossa prova a tirare da tre, corto, rimbalzo toccato e arpionato da Brown, 6 per lui, i rimbalzi ovviamente. Poi il Gattone in palleggio, mentre è pronto a tornare sul parquet anche Davide Zambon. Ultimo minuto di gioco. Fabriano vuole andare al riposo con un vantaggio in doppia cifra. Brown sotto per Morrò, è libero Morrò, 18, Rodney Morrò senza strappare, 18 punti, niente male davvero. Pronto a entrare anche Lasic, ma difficile che ne abbia il tempo visto che mancano 40 soli secondi al termine del primo tempo. La palla è per Federico Pieri contro Gattoni, spalle a canestro, si muove Alibegovic, fallo per Brown e arrivano i cambi dunque. Il fallo per Brown, non si tira perché è solo il settimo fallo per Fabriano. Seconda penalità per Brown, time out per Bucci, vedremo se è giudicato in azione di tiro o meno. Crediamo di no, Alibegovic stava palleggiando probabilmente mentre è arrivato il fallo di Brown. 28 secondi, se Udine avrà il pallone probabilmente lo gestirà fino al termine. Infatti Bonicioli sta catechizzando i suoi, in particolare Pieri, di giocare per linee esterne questo eventuale ultimo possesso, sempre se abbiamo interpretato bene la segnalazione arbitrale. Comunque Fabriano è avanti di 12, è il massimo attivo per la formazione guidata da Alberto Bucci, che praticamente ha avuto sempre in mano la situazione, almeno per questo primo tempo. Ultimi 28 secondi che si giocano con Fabriano in difesa. Fabriano schiera il quintetto con Gattoni, Morrò, Menion, Scie e Brown. Dall'altra parte Bonicioli gioca con Pieri, Zambon, Lasic, Niang e Alibegovic. Palleggio di Pieri dunque, ultimo possesso dovrebbe essere per Udine, visto che mancano ancora 19 secondi e non si è nemmeno iniziato col tabellone dei 30, ma Gattoni va a spendere un inutile fallo. Sciocco fallo di Gattoni su Pieri, che beneficerà dunque di due tiri liberi dopo questo ottavo fallo di squadra, il primo di Massimo Gattoni. Primo personale per l'ex rosetano, lo realizza Federico Pieri, un Pieri comunque un pochino in ombra stasera, solo 4 punti per lui, è decisamente sotto media. Restano 4 perché sbaglia, rimbalzo di Scie e quindi Fabriano può attaccare con Morrò, che vorrà il gioco di isolamento. Chiede palla Gattoni, non la ottiene perché Morrò dice faccio tutto io. Poi la palla è per Gattoni, prova da tre, è corta, però rimbalzo di Brown sulla sirena, Ray Brown. Il massimo vantaggio di Fabriano firmato dal sesto punto di Brown. 41-28, scroscianti gli applausi per i Leverez. Le Protti su di giri in questo primo tempo, 18 di Morrò, 6 di Brown, 5 di Benini dall'altra parte, 8 di Smolley, 6 di Alibegovic,
sicuramente Fabriano ha meritato questo più 13. La risentirci comunque per il secondo tempo per vedere se sarà cambiato qualcosa o meno. Alessandro Di Marco dal Pala Indesit di Fabriano per questo secondo tempo della decima giornata di Serie A2. In campo in maglia arancio la Snyder Udine, in casacca azzurra i Leverets Fabriano, che conducono 41-28 dopo il primo tempo con questo primo pallone della ripresa che è però nelle mani dei fiorani. Ospiti in attacco con Lazic che gioca da play, che va a servire Pieri, poi ancora Lazic, la penetrazione, il canestro per lo slavo di Udine, per lui si tratta del quarto punto e per Udine il meno 10. Fabriano invece in attacco e in campo con Londero, Benini, Brown, Morro e Mannion, mentre c'è il fallo chiamato alla difesa, in particolare proprio a Lazic. Seconda penalità per il play ospite, Lazic che gioca assieme a Pieri da numero 2, Sartori da numero 3 per la formazione ospite, poi Zambon da 4 e Ali Begovic spostato in pivot, dunque quintetto basso per Bonicioli, mentre Fabriano prova a giocare questo possesso passando per le mani di Rodney Monroe, che nel primo tempo ha realizzato 18 punti ed è stato a tratti addirittura irrefrenabile, specie nella prima metà del primo tempo. Ecco ancora Monroe, le finte contropiede da 6 metri, stavolta è corta, rimbalzo però tirato giù da un attento Benini. E Fabriano può andare ancora in attacco con lo stesso Emiliano Benini, che guadagna il fallo di Zambon. Anzi, per Sartori, anzi si tratta del secondo fallo e per Fabriano due liberi con Emiliano Benini, un Emiliano Benini che in questo inizio di stagione è sicuramente cresciuto tantissimo rispetto allo scorso campionato. Primo libero a bersaglio per il laziale di Fabriano, sono 12 adesso le lunghezze che separano le due formazioni in favore di un Fabriano che nel primo tempo ha dato prova di ottima prestazione collettiva. Un Fabriano, dopo questo settimo punto di Benini, che avanti di 13, che dicevamo ha giocato bene e di squadra a rimbalzo, dove ha prevalso nettamente ma anche in attacco grazie soprattutto alle assistenze di Monroe e Londero. Intanto un passi chiamato a Zambon permette a Fabriano di giocare ancora in attacco sul 43-30, 18-53 dalla fine di una partita che finora ha visto i Leverets pressoché padroni della contesa. Il palleggio di Londero per Mannion, arriva il blocco di Benini, poi scivola via sul pick and roll Benini dall'angolo, Emiliano Benini, 9 per lui, 15 per Fabriano, si allarga la forbice nel punteggio, massimo vantaggio per la compagine di Alberto Bucci. Snyder che prova a ridurre il ritardo con Lazic che va a servire fuori Pieri, le finte, prova il triplo Federico Pieri, lo mette. Settimo punto per l'ex Roseto che permette a Udine di tornare sotto di 12 a 18-08 dalla sirena, mentre David Londero rallenta le cadenze del gioco offensivo di Fabriano. Londero che poi va a recuperare il pallone per questi ultimi 16 secondi dell'attacco biancazzurro. Ancora il palleggio del play delle Protti, poi il pallone per Mannion, 6 soli secondi per tirare, prova da 3 Mannion, è lunga, rimbalzo da parte di Tioman Alibegovic, un Mannion che stasera non sembra in serata di grandi ispirazioni, solo 2 punti per lui e parecchi errori al tiro, mentre Benini va a commettere il suo terzo fallo in difesa, terza penalità per Benini. Arriva intanto il cambio, fuori Londero che ha evidenti problemi al ginocchio, del resto subito dopo questa partita si fionderà a Perugia per l'operazione al ginocchio, proprio per rimuovere la tendinite rotulea che ormai lo affligge da parecchio tempo. Dunque Gattone in campo come play al posto di Londero. Fabriano a 12 punti di vantaggio e riconquista il pallone perché lontano dalla palla Alibegovic viene pescato da Reatto nel suo primo fallo. Reatto che dirige assieme a Sabetta di Termoli. Più 12 possesso per Fabriano che ha iniziato un pochino contratta il
secondo tempo e che adesso gioca con Gattoni in regia e probabilmente tenderà a giocare un pochino più controllato nel ritmo. Le finte di Brown, poi la sospensione vincente, ottavo per Ray Brown, un Brown che sentirà pure odore di taglio ma che stasera è particolarmente convincente sia al tiro sia soprattutto a rimbalzo, dove è il migliore di tutti finora con sei palloni arpionati nei paraggi del vetro. Intanto è Lazic, ben chiuso da Gattoni, si avvicina Lazic, lo scarico sotto per la conclusione realizzata da Udine con Zambon. Quarto di Zambon, palla intanto per Pace Mannion che va a servire Massimo Gattoni. 47-35, 16-35 da giocare con la difesa uomo di coach Bonicciolli, sbaglia da tre Gattoni, rimbalzo comodamente recuperato da Pieri, subito l'assistenza per Ali Begovic e anche il fallo immediato da parte di Gattoni, secondo per Gattoni. E rimessa in fase offensiva per la Snyder Udine che ha 12 lunghezze da recuperare a 16-24 dal termine della partita. Alessandro Di Marco in voce per questa decima giornata del campionato di A2 con Pieri che va a sbagliare, il recupero è per Pace Mannion, prova la transizione Mannion, si arresta, apre per Moreau da tre, sbaglia stavolta Moreau, rimbalzo di Ali Begovic per Pieri, ha le polvere un pochino bagnate in questo avvio di ripresa Fabriano. Potrebbe anche approfittarne Udine che però è ancora sotto di 12 punti, ha qualche problemino per i tre falli di Smalley, uno Smalley che si alza ora dalla panchina mentre Moreau recupera e va a depositare il punto numero 20 nello score personale, particolarmente nutrito, 6 su 9 da 2, 2 su 5 da 3, 2 su 2 personali per il cecchino in bianco-azzurro. Più 14 per Fabriano, pronti Niang e Smalley per rientrare per Udine che adesso va a sbagliare con Sartori da sotto, Moreau anche a rimbalzo a spingere la percussione, a servire Brown che schiaccia, Ray Brown firma la doppia cifra personale e il più 16 per Fabriano, 51-35, gran contropiede passato per le mani di Moreau, Gattoni e per l'inchiodata finale di Ray Brown. Scroscianti i consensi della platea fabrianese, un Fabriano Basket che stasera sta esprimendo almeno a tratti la miglior pallacanestro della sua tribolata stagione. Un avvio di campionato difficile per Fabriano, scandito dagli infortuni e anche da qualche sconfitta di troppo. Ben 6 nelle prime 8 giornate, ma dopo la vittoria casalinga di domenica con Livorno, Fabriano, che vede un Alberto Bucci particolarmente grintoso stasera in panca, può anche infilare il secondo successo consecutivo, visto che oggi i ragazzi del presidente Galassi paiono determinati e convinti al punto giusto, mentre arrivano anche le note relative all'incasso, 40 milioni e ai paganti in totale 2.218 gli spettatori, comprensivi dei 1.274 abbonati, che sono veramente parecchi considerato che Fabriano viene da una retrocessione poi annullata ovviamente dall'acquisto del titolo sportivo tramite Pistoia, mentre Ali Begovic segna il suo ottavo punto. Fabriano va in posizione offensiva sul 51-37 a 15 minuti esatti dal termine della partita, con Massimo Gattoni in ruolo di play a servire Pace Mannion, fuori per Benini dai 6 metri, ancora Benini, ragazzi come gioca quest'anno Benini, è davvero un altro giocatore rispetto ai primi campionati vissuti a Fabriano nel più totale anonimato. La percussione vincente intanto con sottomano finale da parte di Lazic, sesto punto per lui, 53-39. Fabriano adesso però non ha interesse a giocare troppo veloce, difatti Gattoni rallenta. L'avvicinamento di Gattoni, l'errore sfortunato stavolta, ma rimbalza ancora di Fabriano con Benini, poi Gattoni libero da tre, sì, quinto di Gattoni, più 17, continua a collezionare i massimi vantaggi Fabriano, adesso arriva a 17 lunghezze di attivo mentre
la Snyder o Inzeric sul parquet, anche il prospetto probabilmente più interessante a livello nazionale della classe 82, ovvero Joel Zacchetti. Prima apparizione odierna sul parquet per Zacchetti, mentre Lasic velocizza e va ancora a segno. 8 per un Lasic che quando mette il turbo è davvero difficile da contenere per qualsiasi difesa, compresa quella fabrianese. Davvero un buon elemento in cabina di regia questo Alexander Lasic, che quando c'è da giocare su ritmi alti è davvero temibile. Intanto fallo di Smalley, attenzione, è il quarto stasera. Smalley non ha praticamente giocato, ha dovuto combattere sempre e comunque con i falli. Quarta penalità per lui, è rimessa per Fabriano. Boriccioli lo lascia in campo perché peggio di così non può andare, mentre Morro firma il 22esimo punto personale. 58-41, continua a esserci una sola squadra in campo. 13-27 da giocare, pronti a tornare sul parquet. Pieri da una parte, sci dall'altra, da tre Smalley va. Smalley ha problemi di falli, ma è sicuramente un giocatore che quando prende la mira è difficile da frenare. Morro intanto sbaglia, ma Brown è sempre lì, Ray Brown. Grande partita stasera, in pochi lo avrebbero fatto. Si parla e straparla da giorni di un suo possibile taglio, ma lui stasera gioca veramente bene, forse perché, stando ai si dice, Udine lo cerca, ma insomma va veramente forte, come fortissimo va Benini. Fortissimo, altra tripla, 14 punti per Emiliano Benini ed è ancora più 17. Fabriano ha aperto i fuochi dalla distanza con Emiliano Benini, mentre il nigeriano Niang va a servire Lasic, gliela soffia Mannion che poi perde però la presa e in qualche modo Udine può ancora attaccare con il tabellone di 30 secondi che è ripartito da zero. Smalley perde il pallone, poi lo riacciuffa e va a servire nuovamente Lasic, ma non è tranquilla la Snyder, gioca con troppa frenesia. Zacchetti va a sbagliare, ancora Brown e la palla è per lui. Secondo l'interpretazione di Sabetta, Boriccioli non sa più a quale santo votarsi, prova questo time out al posto di Smalley. Intanto esce Benini, applauditissimo dentro Tom Shee. Fabriano giocherà con Shee e Brown sotto canestro, Morro, Mannion e Gattoni per linee esterne. 12-04 da giocare. Il palleggio è di Massimo Gattoni, il servizio è invece per Pace Mannion. Spalla canestro il capitano su Brown, il piazzato è il suo tiro, è il suo tiro. Poi in una serata come questa gli va tutto dentro, più 19. Si alza Londero in segno di giubilo, è sicuramente un bel gruppo quello che sta facendo vedere stasera Fabriano, anche perché dalla panchina quando si segna esultano tutti con grande convinzione, è segno di una notevole armonia. Intanto il fallo secondo Sabetta è di Shee, terzo per Tom Shee che anche stasera ha qualche problemino con le penalità individuali. Ma ciò che più conta è che Fabriano è arrivata al massimo margine sul più 19 a 11-32 dal termine. A questo punto Fabriano ha davvero in pugno la gara perché sta dando prova di un'autorità che non le conoscevamo fino a oggi. Chiama la manovra organizzata intanto Alexander Lasic che va a servire fuori Zambon. Ancora Lasic, 15 secondi per tirare, ci prova da tre, lo slavo è corto, rimbalzo comodo per Mannion che potrebbe andare all'azione veloce, lo fa su Morro, fino in fondo Morro, attenzione, brutta caduta per Morro, ma non c'era assolutamente intenzionalità nel fallo né tantomeno cattiveria. Cantarello si è visto davanti in Morro, Morro per la verità pare un pochino adirato. Comunque per Cantarello, anzi Zacchetti, il fallo secondo l'arbitro, prima penalità per Joel Zacchetti. Dentro intanto gli extracomunitari Smalley, Alibegovic, fuori dalla parte Snyder,
Zacchetti e Niang, due liberi intanto per Rodri Moreau, che dopo il volo precedente avrà due opportunità per allungare ancora e portare, lo fa adesso sul più 20 Fabriano, più 20, 6-4, 4-4 a 11-08 dalla conclusione. Di nuovo Moreau dalla linea, mette anche questo, 24 per Rodney, 21 di vantaggio per i Leverets, che ormai viaggiano con la strada tutta in discesa. In angolo c'è Federico Pieri, chiuso da Gattoni, finta la tripla, poi apre per Alibegovic, l'avvicinamento, ottimo scarico per Cantarello, netto il fallo di Ray Brown, randellata di Brown per il terzo fallo personale e due liberi per Davide Cantarello, mentre sembra chiamare una difesa zona adesso Bonicciolli. Se abbiamo interpretato male la sua segnalazione, probabilmente una 3-2, staremo a vedere. Primo libero per Davide Cantarello, che va 65-45, 3 su 3 dalla linea per Cantarello, che ha segnato solo dai liberi stasera, 4 su 4 per lui, e dunque 65-46, 10-47 da giocare, 1-3-1 la difesa di Udine adesso, 1-3-1 con Sci che da sotto perde la palla, poi la recupera e va a segnare. Tutto bene a Fabriano, adesso anche contro la 1-3-1 si riesce a realizzare e non sa davvero più che pesci prendere Bonicciolli, e va capito, perché questi Leverets stasera giocano su livelli davvero notevoli. Spalla a canestro Alibegovic, lo scarico per Cantarello, piazzato, sbagliato dal giocatore ospite, ma rimbalzo ancora dello slavo che va a servire nuovamente Federico Pieri, che gioca da play con Smalley, adesso spostato da due, e con Zambon da tre. Smalley va fino in fondo a realizzare, notevole senza dubbio il talento di Smalley stasera, espresso solo in parte anche perché deve convivere con una situazione falli tutt'altro che agevole. 4 penalità per lui e 19 punti di ritardo invece per Udine, che continua con la difesa zona. Da 1-3-1 adesso si passa una sorta di 2-3 adeguata, con Moreau in angolo, sotto per Sci, ruota bene il pallone Sci, che poi riesce a recuperarlo, è chiuso da due avversari, Moreau dall'angolo, Rodney Moreau, 27 per il bomber fabrianese e 22 di vantaggio per Fabriano, 70-48, rimessa a Fabriano, e ormai siamo già nel cosiddetto tempo spazzatura, mentre arriva il time out di Alberto Bucci. 9-21 da giocare, Fabriano ha vinto in anticipo la partita giocando con grande applicazione difensiva e con ottima coralità in attacco, dove al di là dei 27 punti di Moreau, un po' tutti ci hanno messo del loro, 4 punti di Londero che, malgrado i falli, malgrado i problemi per l'infortunio e la tendinite, ha giocato sicuramente a buon livello, 12 di un grande Brown, 14 un eccellente Benini, 6 di Sci che anche stasera ha fatto il suo, 5 di Gattoni che in regia è stato abbastanza lucido, il meno positivo sicuramente Mannion con appena 2 punti, ma una serata no, gli va sicuramente perdonata quando tutto il complesso fabrianese funziona bene. Del resto lo confermano anche le statistiche di Angelo Campioni, Fabriano ha tirato benissimo da 2, 22 su 32, discretamente da 3, 5 su 15, e bene, molto bene anche liberi, 11 su 12. L'applauso intanto è per l'uscita dal campo di un eccellente Ray Brown, torna sul parquet Benini, ultimi 9 minuti 8 secondi con Fabriano sul più 22. Moreau, le finte contro Federico Pieri, l'apertura sul lato debole per Gattoni, 5 secondi per andare al tiro, ci penserà probabilmente Moreau, che invece serve Sci, canestro e fallo, Tom Sci, niente male Tom, niente male, in settimana allungato di un altro mese il suo contratto con Fabriano, lui per la verità gradiva magari il contratto per un anno intero, ma anche un mese va bene perché ci serve come a questa squadra,
L'aggiuntivo è positivo per Tomsci, 9 punti personali più 25, 73 a 48, il punteggio dice tutto. 8 e 30 da giocare. Smalley sotto per Sartori che sbaglia un rigore, poi recupera il rimbalzo, va ancora a segno stavolta Sartori dopo il recupero. 73-50. Ormai questo finale, dicevamo, non ha più senso perché Fabriano ha ammazzato la partita con grandissimo anticipo. Magnon in uscita dai blocchi, mentre si fa vedere Monroe, riceve, prova subito a tirare e realizza Monroe. 29. E se lo scorso anno ha portato in alto Forlì quasi da solo, c'è un motivo. Il motivo è che Rodney Monroe è un cecchino davvero mortifero. Smalley va in penetrazione, realizza ancora. Per Smalley sono 15. Nonostante i falli ha giocato una buonissima partita Lu Smalley. 7-46 più 23 Fabriano. Il palleggio è di Max Gattoni, attende l'uscita dei blocchi di Benini che riceve, poi va a servire ancora Monroe, prova ancora a tirare Monroe. Stasera gli andrebbe dentro anche un tiro dagli spogliatoi. 31 Rodney Monroe, 25 di attivo l'Everett Fabriano. Il fallo è in attacco intanto perché lontano dalla palla Cantarello ha spintonato via Tomsci. Fallo dunque chiamato a Davide Cantarello che adesso lascia spazio a Joel Zacchetti. Ovviamente Boniciolli sfrutta quello sto finale per permettere a Zacchetti di giocare. Applausi anche per Pace Mannion. Torna sul parquet Ray Brown, 7-14, Fabriano in carrozza. Gattoni allunga i tempi dell'azione di palleggio, 16 secondi per tirare, la palla è fuori per Sci, attende l'uscita di Monroe che riceve, ancora il blocco di Sci, prova a giocare pick and roll, Sci che riceve ora da Benini, spalla a canestro, semigancio, non va, peccato. Rimbalzo di Zacchetti, ben giocata comunque anche questa di Fabriano che oggi veramente, adesso è facile sul più 25 giocare con disinvoltura, chiaro, però oggi sembra un'altra squadra anche nella serenità, nell'autorità e nella disinvoltura con cui riesce a giocare in attacco. Merito del rientro di Monroe, ma non solo. Da tre punti intanto a bersaglio la Snyder Udine con Sartori, quinto punto per Mauro Sartori. 6-21 più 22. Si attende soltanto che il cronometro compia i suoi ultimi giri di orologio e che Fabriano conquisti il suo terzo successo stagionale. Tomsci oltre l'arco dei tre punti per Benini, va da tre Emiliano Benini, 17. E pensare che quest'anno Fabriano voleva cederlo in Serie B, invece è tornato utilissimo Benini. Alibegovic subisce il fallo di Sci, è il quarto per Tom, a 5.49 della sirena con Fabriano sull'80-55. Boniciolli intanto chiama un altro cambio dentro Lazic al posto di Pieri, prova a risparmiare qualche pedina importante Boniciolli ora che la partita è morta e sepolta. Due liberi per Tioman Alibegovic che va a sbagliare il primo. Alibegovic 4 su 5 da 2, 0 su 2 da 3, 0 su 2 anche ai liberi. Secondo tentativo per Tioman Alibegovic che realizza. Nono punto per lo slavo di Udine a 5.44 con Fabriano che già festeggia questa sua terza vittoria in campionato e finalmente può prendere un po' di ossigeno in classifica. Monroe tra due avversari, slalomeggia e segna, 33. E adesso la curiosità è tutta per lo score individuale di un Rodney Monroe che ha realizzato con 9 su 12 da 2 e 3 su 6 da 3.
oltre al 4 su 4 ai liberi, mentre Fabriano si applica ancora in difesa. Grande dedizione per Fabriano, che su più il 26 potrebbe anche smobilitare, invece difende duro come poche volte si è visto quest'anno. Anche a 26 punti di vantaggio sull'82-56, a 5-20 dalla conclusione. Ne approfittiamo intanto per dare qualche notiziola sull'infermeria fabrianese. Dicevamo, dopo questa partita David Londero sarà operato dal dottor Cecconi a Perugia per rimuovere i problemi di tendinite al ginocchio. Ne avrà per un mesetto, forse più, tra 35 e 40 giorni massimo dovrebbe tornare sul parquet, mentre gli altri infortunati, Bonsignori, dovrebbe rientrare tra una ventina di giorni dopo la partita di Biella in cui sarà assente. C'è la sosta e a quel punto tra 3 settimane è probabilissimo che Bonsignori torni in campo, e forse anche Cavazzon ne avrà per 20-25 giorni, non di più. Quindi pronto a salutare altri rientri in campo Fabriano, che invece adesso saluta il massimo vantaggio, che potrebbe essere incrementato con questo attacco. Benini in palleggio per Gattoni, più 26 e possesso Fabriano a 5 minuti esatti dalla sirena. Spalla a canestro, Ray Brown va a girarsi, segna e subisce fallo Brown. E certo, se davvero Udine è interessata al giocatore stasera ci farà più di un pensierino, perché oggi Brown ha segnato 14 punti, ha recuperato 8 rimbalzi, insomma, magari sempre così. Entra Cossa intanto per la Snyder, mentre è pronto a rientrare anche Mannion per Fabriano. Va Ray Brown a realizzare il punto numero 15, più 29, 85-56. L'azione ospite ora passa per le mani di Lazic, chiede e ottiene il blocco da Niang, riceve in pick and roll Niang, che va a realizzare alzando la parabola con un uncino con la mano destra. Quarto punto per il nigeriano, mentre adesso è Massimo Gattoni. Vedremo un po' se nel finale Alberto Bucci deciderà di dare spazio anche alle seconde e terze linee, ovvero ai più giovani o meno. Potrebbe anche starci, mentre Morro stavolta va a sbagliare e il rimbalzo è per Udine, forse fallo di Gattoni se non abbiamo interpretato male. Così è, per Gattoni è il terzo fallo. Mentre c'è il cambio esce Morro, solo applausi per lui, e 5 da Benini, da Gattoni e dalla panchina tutta. Grande Morro, grande davvero. Lazic a sbagliare, Brown a tira giù il suo nono rimbalzo personale, sci in contropiede a segnare, spettacolo anche al Pala Indesit. Dopo questo 11° punto di Tom Sci, 3,54 più 29. Passerella finale meritatissima per i Leverets, che stasera hanno consegnato un'immagine ben più convincente rispetto alle stentoree esibizioni d'inizio stagione. Lazic in serpentina, sbaglia, rimbalzo di Brown, è il decimo. Pallone per Gattoni, 3:30 dalla fine, e là si gioca proprio all'Accademia Pura. Numeri per Fabriano con il passaggio dietro sotto le gambe di Gattoni e la bomba di Benini, 20 per lui. 32 di margine Fabriano, 90-58. Certo, chi vedrà questa partita pensa adesso che Fabriano tutto può essere meno che ultima in classifica, e invece i problemi di inizio stagione sono stati veramente gravosi. Zacchetti contro Sci, pallone toccato dalla difesa, ma può ancora attaccare la Snyder, va a tiro all'ultimo secondo dei 30, Lazic infrazione dei 30 secondi. Mentre Bucci vuole ancora Morro in campo, Bucci non sente legge, vuole sempre la squadra migliore anche sul più 32, esce Brown, tutti in piedi, grande Ray, grande, grande davvero Ray Brown. Gli sono piovuti sul capo 5.000 nomi di americani in questi ultimi 10 giorni che potevano sostituirlo, lui invece ha risposto con una prestazione
di grandissima professionalità. Grande Brown, non c'è dubbio. Palleggio di Rodney Monroe. Poi sì, grande assistenza per Gattoni, fallo netto ai suoi danni. Da parte di Lasic saranno due personali per Gattoni. Adesso ci sarebbe anche da sfogliare gli almanacchi, perché Fabriano in casa non so quante volte ha vinto sopra 30 punti. In casa e fuori non ci ha vinto mai, perché insomma... Adesso siamo sul più 32, a 2.29 dalla sirena. Bucci mantiene sul parquet un quintetto di alta competitività. E può anche starci che Fabriano allunghi ancora, anche se adesso è pronto a entrare per la prima volta sul parquet il giovane Martin Colussi. Lo fa dopo il 2-2 di Gattoni. Martin Colussi per la prima volta in Serie A. Gli fa posto Massimo Gattoni, 92-58, a 2.22 dalla sirena. Attacca Udine adesso con la penetrazione di Lasic per un compagno che non c'è, lo scarico. C'è invece la rimessa per Fabriano. Adesso Colussi si alternerà da play con Rodney Morro. 2.07 più 34. E anche palla in mano, Morro contro due avversari, 17 secondi per andare al tiro. Colussi, le finte, lo scarico per Tom Shee, prova da tre, male, anche questa, 37 di vantaggio, 95-58, siamo sulla tabella di marcia del record assoluto per Fabriano, che in 20 anni di Serie A non aveva mai vinto con questi punteggi probabilmente. Terzo fallo di Sartori intanto, anzi della difesa fabrianese, mentre esce Mannion e dentro un altro giovanissimo, Andrea Romagnoli. Due liberi intanto per Udine, anzi semplice rimessa lato perché Fabriano non ha ancora superato il bonus. Ultimi 106 secondi dalla voce di Alessandro Di Marco per questi Leverets spumeggianti. Avanti, 95-58, severissima lezione per Udine, che perde palla a causa dell'infrazione di passi di Cossa. E adesso pur con due baldi giovanotti in campo come Colussi e Romagnoli, Fabriano attacca addirittura per tentare più 40 con una bomba. 1.30 dalla sirena, Morò in palleggio, poi Benini per Colussi che prova da tre, è lunga. Rimbalzo di Niang e Snydero in attacco a 1.18. Adesso la bomba di Colussi per il più 40 sarebbe stata anche eccessiva, insomma. Udine in avanti con ancora problemi. Prova Zacchetti dai 5 metri, sbaglia, rimbalzo toccato e recuperato da un attento Colussi in contropiede a tutto campo. Colussi tira e c'è fallo. Due liberi per il giovane Martin, che potrà così avere anche la gioia di andare per la prima volta referto in Serie A. A 59 secondi il pubblico chiama l'urlo e lo ottiene, perché Martin Colussi va per la prima volta a segno nella sua carriera in Serie A. Secondo personale per Martin, va anche questo, 2-2. 97-58 a 56 secondi dal termine per questa trionfale esibizione dei Leverets. Ora il pubblico vuole anche 100 punti, potrebbe pure averli, mentre ci saranno adesso due personali per Niang, due liberi per lui dopo il fallo subito. Esce intanto Tom Shee, rientra Brown. Scrosciante il consenso della platea anche per Shi. Primo personale per il nigeriano che va a bersaglio. Fischia il pubblico perché vuole vincere con un punteggio molto rotondo. 97-59 più 38. Secondo libero per Niang. Realizza ancora. 6 per lui. E ancora l'invocazione per i 100 punti. Ci vorrebbe un tiro da 3 però. Vediamo un po'. Romagnoli, vediamo se andrà al tiro lui, va in sottomano e la...
Ci scappa anche il numero di Andrea Romagnoli per il più 39. Ultimi 30 secondi, chissà se Fabriano avrà tempo di arrivare anche ai 100 punti. Se Udine si sbriga con questa azione, magari Fabriano ce la fa. Va al tiro, a sbagliare Udine, rimbalzo che Romagnoli non trattiene, poi Zacchetti va a tirare da sotto e realizza. 99-62. Il pubblico vuole a tutti i costi il punto numero 100. Palleggio di Colussi, ultimi 8 secondi per centrare questo obiettivo. 5 secondi adesso, 99-62. 5 secondi per toccare per la prima volta in questo campionato quota 100. Morrò per Colussi, va a tirare dai 6 metri, non va, ultimo secondo. Fabriano comunque vince alla grandissima questa partita, 99-62, mentre Morrò va a tirare e sbagliare. Un Morrò che ha segnato 33 punti, poi 20 di Berini, 15 di Brown, 14 di Sci, 7 di Gattoni. Insomma, la vittoria del collettivo che adesso si gode lo strameritato tributo dei tifosi. Dall'altra parte 15 di Smalley, unico in doppia cifra ed è tutto dire. Poi 9 di Alibegovic e 8 di Lazic. Dunque Fabriano affronterà sabato prossimo alle 20:30 la trasferta di Biella con 6 punti in classifica e un morale sicuramente ritrovato. Ribadiamo il finale, 99 Leverez, 62 Snyder Oda, Alessandro Di Marco, è veramente tutto.